Ci troviamo al C-Sport con Alessandro Dignoti, il responsabile dello stabilimento, che ci parlerà del progetto Mare Accogliente. Esattamente di che cosa si tratta? Allora, il progetto Mare Accogliente dà la possibilità ai ragazzi un po' meno fortunati, quindi con disabilità più o meno gravi, quindi sia di tipo fisico che di tipo intellettivo, di far parte a livello sociale, a livello integrativo di una realtà chiaramente estiva, balneare, tutto ciò che questo chiaramente ne comporta. Quindi sia dal punto di vista pratico che dal punto di vista, diciamo, ideologico, il titolare dello stabilimento, il signor Giorgio, da anni si sposa, diciamo, sposa questo progetto e si spende in merito. Quali sono le procedure che si possono, che si devono seguire per poter venire, insomma, essere accolti da questo tipo di struttura? Allora, per quanto riguarda i soggetti, oltre al signor Giorgio, quindi allo stabilimento balneare, abbiamo altre tre figure che sono quella del comune, l'associazione di Eddi, gli amici di Eddi, di cui il presidente è il signor Guanta Maurizio, e l'OXEN, il centro sportivo educativo nazionale, che fornirà tecnici abilitati alla pratica sportiva. Per usufruire, diciamo, di questo servizio sarà doveroso contattare il Dipartimento alle politiche sociali al Comune e da lì chiaramente partirà l'iter per potervi accedere. Una volta fatta domanda, in un paio di giorni loro riusciranno a stilare una calendarizzazione che permetterà a tutti quanti, tutti chiaramente chi volesse farne parte, di poter essere inserito e integrato in questo progetto. Che tipo di disabilità, ci sono dei limiti oppure la struttura è aperta, diciamo, il progetto è aperto a tutti i tipi di disabilità? Allora, innanzitutto ovviamente siamo aperti a qualsiasi tipo di disabilità, sia dal punto di vista, magari i ragazzi con disabilità intellettive poi riusciranno anche a livello motorio a fare una pratica sportiva un po' più accentuata, magari per chi è un po' più indietro, perché ha qualche difficoltà in più, ci sarà la ginnastica posturale, magari poi saranno lì i tecnici specifici a gestire i gruppi, e anche in questo chiaramente il comune, quindi il Dipartimento delle politiche sociali, dovrà essere bravo a dividere i gruppi in base alle caratteristiche, così che poi una volta arrivati a quello stabilimento magari il tecnico non abbia un gruppo non omogeneo e quindi un'impossibilità a livello lavorativo e organizzativo. Ma è anche vero comunque che per quanto riguarda i ragazzi con disabilità motorie, sempre grazie all'associazione e amici di Eddi, che hanno donato una sedia job e un bagno chiaramente per disabili, chiaramente quindi tramite la sedia job ci permetterà ai ragazzi con disabilità motorie importanti di entrare in acqua direttamente con la sedia, quindi di essere assistiti fin in acqua. Ci saranno diverse figure quindi a far parte di questo progetto Mare Accogliente, proprio perché per accoglienza intendiamo qualsiasi tipo, diciamo, di accoglienza, che possa essere, come diceva lei, la sedia oppure un bagno adatto anche a loro. Quindi oltre, diciamo, allo stabilimento in sé, queste strutture, ci saranno delle figure adatte, diciamo, proprio a poter accogliere questi ragazzi. Sì, come dicevo prima, diciamo, la figura principale sarà quella del tecnico, grazie al Centro Sportivo Nazionale, che darà loro, diciamo, la possibilità di fare attività motoria più o meno blanda, ma dal punto di vista dell'assistenzialismo questo farà riferimento o alle associazioni che chiederanno di far parte del progetto, o comunque dei accompagnatori che usufruiranno di questi servizi con le persone con disabilità. Avete già avuto delle richieste da parte del pubblico? Sì, sono già pervenute delle richieste di magari persone che non conoscevano lo stabilimento e quindi sono venuti un attimino a sincerarsi di quelle che fossero le condizioni logistiche per una corretta riuscita, diciamo, della giornata balneare.
ma noi chiaramente abbiamo rimandato tutte le richieste al Dipartimento delle Politiche Sociali affinché loro possano avere un quadro più completo di quelle che sono le turnazioni, in modo da non lasciare fuori nessuno e da permettere di magari più giorni la settimana, più turnazioni la settimana ai ragazzi.